Calderoli oggi è stato ospite della Sperza, scuola quadripolitica federale della Lega Nord, un giudizio sul ruolo dei giovani all'interno del Carroccio. Io credo che l'investimento che aveva fatto a suo tempo, al punto proprio di dare una possibilità in più per la scelta di coloro che andavano a creare i quadri del movimento ai giovani, sia stato un investimento riuscito. Allora era basata sull'entusiasmo del giovane, nel corso del tempo si è assistito invece a una formazione vera all'interno degli studi che ciascuno faceva, ma che poi trovava questi momenti di approfondimento politico per cui la classe dirigente è diventata veramente tale e ce li troviamo già da giovanissimi ai massimi livelli, infatti il gruppo parlamentare più giovane è sicuramente il nostro. Invece proprio sul DDL del federalismo fiscale che si è incardinato ormai nelle commissioni della Camera. Ecco, il ruolo dei comuni, verranno nuovamente coinvolti proprio anche in relazione alle recenti polemiche sul patto di stabilità? Noi anche in tutta la fase del passaggio al Senato abbiamo sempre tenuto aperto un tavolo con comuni, province e regioni e nel momento in cui passiamo alla Camera verrà tenuto aperto quel tavolo e il tavolo anche del Senato, proprio perché non possano esserci iniziative unilaterali di uno dei rami del Parlamento, ma vuole essere e deve essere una cosa costruita da tutti e condivisa da tutti.